Grazie Presidente. Quando Buzzi del sistema Mafia Capitale mette sul libro paga molti degli esponenti del Partito Democratico di Roma, chiede in cambio appalti e fa in modo che di arricchirsi. Cosa succede, coinvolgendo anche i dirigenti del Comune di Roma, cosa succede quando un Buzzi investe i suoi soldi in una scuola e decide di chiedere in cambio gli appalti magari dei campi estivi per i bambini e i ragazzi? Non dirà più i clandestini fruttano più della droga, ma dirà i bambini fruttano più della droga. Deputata Ascani, prego. Dov'è deputata Ascani? Qua, Prego. grazie. Grazie Presidente. Intanto per ricordare che una sentenza del 2000 ha sancito la legittimità costituzionale di una legge che è la 23 del 1997, numero 449, che disciplina le sponsorizzazioni che riguardano gli enti pubblici. È un decreto interministeriale che il 44 del 2001 ne ha codificato l'uso delle scuole, cioè questo avveniva 14 anni fa, questo è già legge e non viene introdotto con questo disegno di legge, per cui anche questo forse aiuta a comprendere quello che sta succedendo anche in quest'Aula. Per quanto riguarda le scuole di serie A e di serie B, io posso anche comprendere il ragionamento che alcuni colleghi fanno, però poi dobbiamo essere tutti onesti nell'ammettere che oggi in Italia le scuole di serie A e di serie B purtroppo esistono. Esistono anche nello stesso quartiere, nella stessa città. Allora noi queste disuguaglianze, invece che ignorarle, dovremmo imparare a colmarle, dovremmo imparare a lavorarci per colmarle. Per questo che una cosa importantissima è stata introdotta al Senato rispetto allo strumento dello school bonus, quel fondo perequativo, cioè io so dove va la mia erogazione liberale, ma una parte di quell'erogazione viene redistribuita a quelle scuole che hanno di meno, a quelle scuole che sono più in difficoltà. Ecco, io credo che questo, che ovviamente si aggiunge, non è sostitutivo rispetto al finanziamento che lo Stato deve garantire alla scuola pubblica, qui siamo completamente d'accordo, però questo intervento va nella direzione giusta. In più vorrei ricordare che grazie a un lavoro fatto nella Commissione della Camera in prima lettura di questo provvedimento, una delega che aveva creato molte preoccupazioni e che poteva aprire all'ingresso dei privati nel consiglio d'istituto e quindi alle preoccupazioni che prima venivano espresse, è stata stralciata, cioè non ci sarà nessuna riforma degli organi collegiali connessa a questo disegno di legge e quindi questa preoccupazione è stata assolutamente evitata. Dovremmo imparare a vedere il lato positivo di questo strumento perché nessuno pensa di sostituire con lo school bonus il finanziamento che invece lo Stato deve garantire alla scuola pubblica e che qui cerchiamo di ripristinare dopo anni che invece hanno segnato il segno meno nella scuola. Grazie. La ringrazio, deputata. Ora chiede di intervenire il deputato Corsaro, prego. No. No, rinuncia, allora andiamo avanti. Deputato Bonafede, prego. Sì, grazie Presidente. Riguardo ad alcuni interventi fatti sia stamattina dal collega Fedriga, ma anche prima dal collega Buttiglione, evidentemente parlano persone che non conoscono la scuola. Mia madre insegna, so con certezza che già la scuola attuale promuove la conoscenza del territorio e la promuove con un livello di approfondimento importante. Quindi non è vero che la scuola pubblica adesso non permette agli studenti di conoscere sia il bagaglio culturale del paese a livello nazionale, ma anche quello territoriale. E aggiungo un'altra cosa importante. Prima chiedeva il collega Buttiglione quale scuola vogliamo. Io non so quale scuola vuole lui, però sicuramente dovremmo dare a tutti i ragazzi pari opportunità per poter conquistare poi con i meriti una loro carriera o la realizzazione.